Buon pomeriggio dal TG8, un'edizione un po' particolare quella di oggi, sia del TG8 che della pagina sportiva che ne seguirà, perché ci collegheremo in diretta con i vari punti dove si sta vivendo questa bella avventura rosa della carovana del Giro d'Italia che attraversa la nostra regione, partita questa mattina da Vasto per raggiungere nel pomeriggio e anche in anticipo sulla tabella di marcia, perché la prima ora di corsa è stata molto dalla media elevata, quasi 50 km orari, quindi raggiungerà l'Aquila nel pomeriggio per celebrare il decennale dal sisma, per dare quella freschezza, quella ventata di entusiasmo di cui questa città ha bisogno. Dunque, proprio con l'Aquila, il primo dei nostri collegamenti, sull'arrivo della settima tappa c'è il nostro Paolo Durante. A te Paolo, in diretta. Grazie per la linea, Carmine. Alle nostre spalle c'è il Palazzo dell'Emiciclo, dove è fissato il quartier generale di questa settima tappa del Giro d'Italia. Vasto l'Aquila di 185 km, hai ricordato tu già la media molto alta in questi primi 70 km, la carovana rosa si trova intorno a Miglianico, sulle strade di Miglianico. Vicino a me c'è Gaetano Lombardino del centro, che seguirà insieme ad altri colleghi naturalmente del giornale questa tappa. Si sta cominciando ad animare anche qui sia il quartier tappa che l'arrivo. A proposito, la carovana dovrebbe arrivare secondo la cronotabella intorno alle 17.10, 17.20, dipende molto dalla media. Dicevamo anche da studio, Gaetano, sicuramente una grande festa popolare come solo il ciclismo sa fare e sa calamitare, però è anche un giorno del ricordo per il decennale del terribile terremoto all'Aquila. Senza dubbio, buon pomeriggio a tutti. Dici bene, Paolo, dici bene, un'edizione particolare. Sono passati 10 anni da quella tragica notte e l'Aquila la sto vedendo piano piano rinascere. Prima ho fatto un giro per il centro, ho notato tra negozi, ristoranti, monumenti, insomma, che c'è voglia di ripartire, che c'è voglia di non far abbassare mai i riflettori su quello che questa città e questa regione hanno vissuto. E il Giro d'Italia, come hai giustamente detto tu, è sempre in prima fila per quanto riguarda questo tipo di situazioni e contribuisce assolutamente a mantenere i riflettori accesi e a portare delle ore di festa e di gioia non solo in Abruzzo ma in tutta Italia. Sottoscriviamo in pieno le parole di Gaetano Lombardino, tra l'altro stesso arrivo sia del 2005 che del 2010 alla Villa Comunale, anche se chiaramente il percorso è leggermente cambiato, però l'arrivo è questo. C'è già stato un ritiro eccellente, Carmine, sul fronte sportivo, adesso parlo, Gaviria che si è ritirato dopo il ritiro anche di Dumoulin nei giorni scorsi, quindi il Giro d'Italia perde questi due protagonisti, però noi attendiamo da abruzzesi i nostri due protagonisti, che sono Dario Cataldo, portacolori dell'Astana, avrà il pettorale numero 34, e poi Giulio Ciccone per la Trek Segafredo con il pettorale numero 203. Speriamo che i due abruzzesi possano dire la loro in questa tappa. Ciccone più volte ha dichiarato di non essere proprio del tutto fiducioso per questa tappa, in quanto a suo parere non è un percorso che ben si sposa alle sue caratteristiche. Vedremo, può darsi anche che si inventerà una fuga, un numero anche per i tanti tifosi che lo attendono. Cataldo qui nel 2010 è arrivato secondo, dipende molto dagli ordini di scuderia. Se lui oggi avrà la possibilità di inventarsi qualcosa e di andare in fuga, Dario Cataldo c'è, altrimenti rimarrà in compagnia del capitano Miguel Ángel López, anche perché gli interessi di classifica, soprattutto dopo il ritiro di Tom Dumoulin, credo che siano la priorità dell'Astana. Grazie di cuore, grazie. Gaetano Lombardino, prima di ridare la linea allo studio ringrazio anche la collaborazione tecnica di Alberto Capo e ricordo che in maglia rosa c'è l'italiano Conti. Ieri c'è stato questo trionfo tutto italiano, primo posto Masnada e poi Conti, quindi Roglic ha perso la maglia rosa, però insomma è una maglia rosa che sicuramente nel proseguo della corsa potrà cambiare, probabilmente cambierà padrone. Ci sentiamo noi più avanti, sì, nel corso del TG8 Sport, sì, con altri Paolo. Contributi.